Orsù, mia diletta figliola, bisogna attentamente coltivare questo cuore ben formato e niente risparmiare di ciò che può essere utile alla di lui felicità. E sebbene in ogni stagione, cioè in ogni età, ciò può e deve farsi, questa però nella quale tu sei è la più adatta. Pace e bene, fratelli e sorelle. Oggi inizia la novena del Santo Natale, quindi ci prepara a celebrare il Santo Natale. Padre Pio godeva immensamente in questi giorni, perché entrava già in questo grande mistero, pensava già al bambino di Betlemme, quel bambino che lui vedeva tutte le volte che celebrava l'Eucaristia nell'ostia consacrata. Ebbene, in questo giorno lui esorta questa figlia spirituale ad essere attenta, a coltivare un cuore ben formato, non risparmiare di ciò che può essere utile alla sua anima, alla sua felicità. Padre Pio teneva molto alla formazione spirituale, esortava molto a leggere le lettere di San Paolo, il Vangelo, nelle sue piccole conferenzine che faceva con le sue prime figlie spirituali, soprattutto nel terzo ordine francescano. E allora ci teneva a dare la formazione. La formazione era sulla parola di Dio, sulla vita dei santi, non solamente sulla preghiera, ma dovevano anche meditare queste figlie spirituali. Insegnava loro che cosa? La meditazione mentale, l'orazione mentale. Insegnava a meditare la passione di Gesù, quel libro del Gaetano da Bergamo, che era la meditazione allora dei frati cappuccini, era usanza fare questa meditazione, e Padre Pio l'ha adottata anche per tanti suoi figli spirituali. Questo proprio perché bisogna essere ben formati e coltivare il nostro cuore, deve avere una formazione spirituale. Perché se noi abbiamo una formazione spirituale, allora possiamo dare anche agli altri. Una grande mistica che il Papa ha fatto santa, che noi abbiamo sempre chiamato la Beata Angela da Foligno, ma è la santa oggi, Santa Angela da Foligno, vissuta subito dopo San Francesco. Angela da Foligno dice che noi non possiamo parlare di Dio agli altri se prima noi non parliamo con Dio. È bellissimo questo. A me ha sempre colpito questo. Certamente, Padre Pio parlava di Dio agli altri. Perché parlava di Dio agli altri? Perché lui parlava prima con Dio. Perché lui moriva nella meditazione, assorto con Dio, ci parlava. E allora poteva esortare a noi, poteva dirci veramente cammina così, fai questo, fai quell'altro, guarda che il buon Dio non è contento di te, oppure il buon Dio è contento di te. Quante volte le figlie spirituali hanno sentito dalla viva voce di Padre Pio, il Signore è contento di te, gioisci nel suo cuore, oppure guarda figlia mia che non stai camminando bene, guarda figlia mia che devi camminare su questa strada, guarda figlia mia che stai zoppicando. Erano le esortazioni che dava Padre Pio, perché voleva un cuore ben formato. Formato a che cosa? Alla vita cristiana, cioè alla santità. Lui ci teneva molto alla santità. Diceva ai suoi figli spirituali, quando li prendeva, io ti prendo come figlio spirituale, ma non farmi fare brutta figura. Brutta figura davanti a chi? Brutta figura davanti a Dio. Perché bisogna vivere una vita santa. Nel libro del Levitico, della Bibbia, noi leggiamo: siate santi, perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Padre Pio lo aveva stampato nella sua mente e nel suo cuore, e si è santificato. Santificati e santifica, diceva Padre Pio. Santificati e santifica. Cioè dobbiamo santificarci e allo stesso tempo dobbiamo aiutare gli altri a santificarci. Allora dobbiamo avere, per fare questo, che cosa? Un cuore ben formato. Andiamo a questa scuola, che è la scuola di Padre Pio. Pace e bene a tutti.